Bene. Serena, l'ultima cosa invece sul Restitution Day, come dicevi, una nota, nel senso che i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle sono pronti a restituire parte della diaria e dell'indennità. A quanto ammonta fino adesso il denaro raccolto? Diciamo che abbiamo già restituito, perché i bonifici sono già stati fatti nell'arco della settimana scorsa, quindi sono già stati, diciamo, mediamente per questi primi 3 mesi 1,5 milioni da parte della Camera, e poi dopo dovrebbe arrivare anche il conto del Senato e dovrebbe essere indicativamente nella stessa media. Diciamo che mediamente siamo dagli 8 ai 9 mila euro a deputato, che quindi mi sembra quello che si è sempre detto per 2 mesi. Avete, come giornalisti, ci avete stressato in tutti i modi su questo discorso della diaria, abbiamo mantenuto anche questo. Dopo i 42 milioni di euro di rimborsi dice elettorali restituiti, cioè neanche presi, siamo anche al primo partito, passo sulla restituzione delle diarie e sulle indennità. Dal PD dicono però i soldi che voi ridate allo Stato, il PD lo ridà al partito. Non è la stessa cosa, il partito è una associazione privata, però, e quindi se li tengono in casa. Noi si è fatto un bonifico andiamo su un conto dello Stato, che va a battere in questo caso il debito dello Stato. È una cosa ben diversa, tornano ai cittadini, non tornano ad altri cittadini, e sono quelli dentro ai partiti, cioè è un'altra cosa, completamente diversa. Non intendevo polemizzare, io come noto sono contro il finanziamento pubblico dei partiti, ma ripeto che parte di quello che i deputati del Partito Democratico ricevono viene versato al partito per scelta del partito. Io spero che sia lo Stato, spero che ci riduciamo assolutamente le diarie e quant'altro. Il problema della diaria, non mettiamo tutto in tasca. Non fa litigare. Allora, benissimo, io vi ringrazio Roberto.